Buonasera e bentornati a Ultima Yard, la trasmissione di Milano All News sul football americano. Ogni settimana, grazie a Rhinos e Simen, parliamo di football americano in Italia e della loro stagione e il cammino verso la post-season. Oggi in studio con noi Marco Paganucci. Vedo che segui, amiche e amiche del football americano e mamme tutte. Buonasera. Tanto oggi me lo sono perso prima, ma Marco Paganucci, coach, special team, Rhinos Milano, campione d'Italia. bisogna dirlo. L'importante è che poi si perde. Sì, sono un pochettino così, frastornato, reduce da Firenze. La trasferta lunga. Campione d'Italia, già ci siamo. Questa poi su Facebook lo diciamo spesso. L'anno scorso quante vinte in tutto l'anno? 13. Quest'anno siamo a? Totale, comprese le coppe, 23 consecutive. Impegnativo, eh? È molto impegnativo, devo dire la verità, è molto, molto impegnativo. Uno perché, non che dispiaccia. No, immagino. Ma questa attitudine a vincere pesa mentalmente, nel senso che adesso sei costretto a vincere sempre comunque. Ti fa capire che il lavoro che è stato fatto è un lavoro eccellente, quindi tutto funziona. Noi stiamo alternando tutti i giocatori e questo ci dà risultati. Diciamo, la tensione emotiva continua a rimanere, 23 vittorie consecutive. Perché adesso gli altri giocano per battervi, cioè ormai l'obiettivo immagino... Adesso l'obiettivo è qualsiasi squadra... Ma anche non in modo cattivo, però come no. Tutti gli sport, quando uno ha una striscia, sei tu che gli metti la bandierina con dire ho vinto io, cambia tutto. Esatto, ma meglio così, no, meglio no, così. Uno stimolo in più immagino. Assolutamente sì, cioè, ci costringe comunque a rimanere sempre concentrati sugli obiettivi. A proposito di bandierina, abbiamo messo un'altra vittoria sabato. A Guelfi. Sabato a Firenze. A Firenze al meraviglioso impianto dei Guelfi. Com'è? Bello? Molto bello, molto 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 bello. Io non c'ero mai stato ultimamente, l'hanno rifatto completamente ed è un sintetico ultima generazione solo per il football. Ma abbiamo anche gli highlights? Sì, veramente una... Vedi? Ah, bello che però sia becco un altro campo per il football. Sì. Un altro campo per il football e... Vedo che il sintetico lo sfruttate bene però, eh? Sì, qua Querzola vedo che si fa onore. Si trova sul sintetico? Querzola si trova dovunque, devo essere onesto. Querzola, così come gli altri rani. Sì, no, infatti. Sì. Però come vedi dalle immagini il campo è veramente bello. Veramente, no. Veramente bello. Fa piacere per il football americano in Italia avere dei campi che... Sì, sì, è sicuramente un'ottima vetrina. Cioè, poter giocare su impianti del genere ti fa piacere. Vedi anche le porte a diapason, come si dice. Mamma finalmente. Mia. Contento il Catalani, il nostro kicker. Nel senso, si ringrazia sempre il giocare in casa da voi, però a vedere queste porte da calcio ha sempre quel... ci piace sempre il giusto, la porta da calcio. Sì. Sì, no, finché... I pali da football sono i pali da football. Sì, diciamo la porta di diapason, come si dice, ha il suo fascino, insomma, fa football. Quanto è finita? È finita, se la memoria non mi inganna, perché comincio ad avere una certa età, 42-14. Esatto. Adesso... 42 sono tanti però, eh? 42 sono tanti, considerando che abbiamo lasciato spazio a... praticamente tutte le seconde linee che avevamo a disposizione, abbiamo preservato molti giocatori proprio in ottica delle prossime partite. Preservato, tanto anche per imparare a capire un po' di leggeri infortuni qua e là. Ma sì, sono normali infortuni che si possono avere durante una stagione, insomma niente di grave, ma se si può proprio perché, come dicevamo prima, il lavoro svolto sia dai nostri preparatori atletici che da noi allenatori ha fatto sì che tutti i ragazzi abbiano un'ottima tenuta per questo campionato, ma soprattutto si comincia a vedere un certo livellamento della squadra verso l'alto, no?
questo ti permette di poter schierare quindi giocatori che o torto collo non hanno mai avuto la fortuna di poter calcare i campi in prima divisione e non hanno sfigurato, non hanno assolutamente sfigurato, cioè Guelfi, rispetto per i Guelfi, bella squadra, bella, veramente bella realtà, fortunatissimi avere un impianto del genere. Soprattutto questo. Sì. Quindi è stato un bel banco di prova per tanti dei nostri ragazzi, insomma. E ti ha fatto esordire anche due giovani? Ma più di due giovani. Abbiamo fatto esordire due, adesso quelli che mi vengono in mente soprattutto sono due linebacker, che sono Marco Capelli e il buon Vantellino, che hanno provato l'ebbrezza di una partita in prima divisione. Dei contatti in prima divisione? Dei contatti veri, insomma. Però, cioè, non hanno sfigurato, mi pare di capire. No. E immagino un po' la difficoltà iniziale di capire dove allora, sono, se, cosa devo fare. Certo, se ci immaginiamo che noi stiamo giocando con una difesa all'Italian, quindi così, all blu. Mettiamola lì questa cosa. Mettiamola lì così. Stiamo giocando con un solo americano. Quindi i ragazzi che entrano in campo, specialmente quelli che hanno zero esperienza, più delle volte si trovano a giocare contro un americano non oriundo, che è insomma difficile, non è facile affrontare una partita così. Il fatto che siano stati capaci di tenere il campo in maniera più che dignitosa non può che renderci contenti tutti quanti. Immagino, ma forse il discorso di prima, che poi adesso avremo anche le statistiche della stagione, è il sistema che funziona, cioè il sistema che funziona. Per fare un esempio forse sbagliato, il sistema Barcellona di calcio, sì, che dalle giovanili la prima squadra si gioca in quel modo lì, sì, tu sì, entri sì, in un sistema che funziona, ma guarda, adesso, fai anche meno fatica. Sì, sì, come direbbe Coach Piccoli, entro nel momento polemica. Ciao Teo. L'anno scorso Rhinos campione d'Italia. Per chi non lo sapesse. Diciamolo così, puntualizziamo. 13 vittorie consecutive. In squadra due americani in oriundo, quindi TJ Pryor, che è il nostro QB, Jonathan McNeil, linebacker, middle linebacker, e Nicholas Dante, Richard Dunn. La vittoria dell'anno scorso, tutti qua dicevano, beh, grazie, vincete perché avete Nicholas Dante e Richard Dulli. Credo che abbia corso qualcosa come quasi 2000 yard in regular season, 29 touchdown, cioè dei numeri veramente spropositati e stratosferici. Mi dispiace, cioè, quest'anno non c'è Nicholas, non c'è Richard Dulli. Però si continua a vincere, quindi hai ragione, i running back nostrani stanno facendo un lavoro ottimo, lavoro basato su un sistema di gioco. Beh, quindi, come avevamo già parlato anche con Quersola, running back, il sistema sicuramente funziona. Cioè, è tutto che stiamo, perché lui diceva, senza questa linea io non andavo da nessuna parte. Chiaro, chiarissimo. Cioè, poi abbiamo un'ottima linea, non solo i cinque titolari di linea, ma anche è brutto chiamarli riserve, perché non sono riserve. Diciamo la seconda linea titolare, no? Perché sono a tutti gli effetti titolari anche loro, stanno giocando tutte le partite, si stanno comportando in maniera ottima, tutti sanno quello che devono fare, che è la cosa fondamentale, il sistema di gioco è stato metabolizzato e noi continuiamo sulla nostra strada, quindi ripeto, voglio essere polemico un po', lasciami essere polemico, ma fin di bene, cioè, vuol dire che non è il singolo che fa la squadra, ma la nostra fortuna è quella di aver creato una squadra, un gruppo di giocatori che si muovono all'unisono, sanno. Insomma, infatti abbiamo anche fare le statistiche, sì, partendo sì, subito dalle corse, ecco, vedi, hanno corso sì, tutti abbastanza, sì sì, hanno corso tutti abbastanza,
hanno segnato tutti i nostri running back. Quindi, TJ in realtà quest'anno probabilmente sta facendo lancia, corre. Quest'anno TJ, dunque, lui ha passato la prima parte del campionato a segnare correndo, dopodiché sono entrati in cattedra, sono saliti in cattedra i nostri running back e, come vedi, non hanno niente da invidiare a qualsiasi altro running back in Italia. Cioè, sono delle sicurezze, io vedo. Beh, anche... per solo da noi di casa, quindi non faccio... sì, piace vederlo in alto, però. Ervis, Cira, David, Gogat, cioè, se vediamo... Veramente chi entra c'è il rischio che porti a casa su touchdown, eh? Chi entra c'è il rischio che se lo porti a casa. O perlomeno, almeno il primo down, metà primo down lo porta via. Ma sì, guarda, vediamo gli average, che è la colonna, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta colonna, ti dà l'idea di quante yard vengono fatte mediamente a portata. Quindi se calcoliamo che noi dobbiamo fare 10 yard per chiudere un down, quindi abbiamo 4 tentativi. Sì, sì, basta fare due conti. Basta fare due conti, vedi che... Considerando che TJ corre di average 8-8, No, beh, sì. È una situazione particolare perché comunque è un QB che magari con una finta di lancio... Poi con una corsa, però 8-8, vuol dire che il primo down è andato. Certo. Comunque quest'anno, diciamo, il nostro attacco è un attacco estremamente bilanciato. No, infatti, perché poi sotto abbiamo anche ricevitori, un po' più sotto. Assolutamente, cioè, lanci, corse. Venivamo additati come una squadra un pochettino monotematica, quindi vabbè, sì, ma i Rhinos, e ritorno a essere polemico. Ci piace questa polemica. Questa polemica piace. Con Richard Dulli... Corrono e basta. Corrono e basta. Quest'anno si è visto che... Si è visto che corriamo e lanciamo. Quindi c'è un'evoluzione, c'è uno step ulteriore del sistema di gioco di Coach Holt che ci porta a essere sicuri sulle corse, sicuri. Ma altrettanto sicuri sui lanci. Che lo step che si aggiunge è la difesa dall'altra parte deve... può aspettarsi un lancio o una corsa. Diciamo che diventiamo imprevedibili in questo momento. Assolutamente. Cioè, non ma sai... chi riceve e chi corre anche. Chi riceve e chi corre. Per quanto l'anno scorso forse è difficile probabilmente prendere Richard Dulli, correva lui. Dovevi prenderlo. Correva lui. Però quest'anno chi corre? Sì. Chi lancia? Va, non sai. Quest'anno non lo sai. La difesa si deve adattare, molto più difficile. Esatto. E tra l'altro, concludendo con le statistiche un po' più in basso, abbiamo l'altra statistica che è divertente, è gli intercetti, c'è una competizione anche sugli intercetti. Sì, c'è una bella gara. Quel mercoledì poi si aggiorneranno con l'ultima partita. C'è un bel intercetto della vecchia ancora, per cui abbiamo ben 4 uomini della difesa che si stanno contendendo. Anzi, 3, perché il buon Jonathan non è più con noi. 3 che si stanno contendendo lo scettro di chi fa più intercetti, per chi fa più intercetti. Considerando che siamo 10 partite, no? 8, cioè, sono quasi di media una partita. Sì. Un intercetto a partita arriva. Sono un intercetto a partita. Sì, più o meno siamo lì. Sì. E stiamo giocando le ultime 4 partite, se non sbaglio, stiamo giocando con una difesa all'Italian, quindi sono in realtà forse solo ormai, italiani. Mi pare di capire che quasi non è più da dire per il livello della difesa. Cioè. La difesa sta crescendo in maniera esponenziale, cioè, mi piace moltissimo a me quest'anno la difesa. Cioè, se l'attacco è una costante, la difesa sta portando in squadra quel quid in più, quindi ci aiuta a essere più sereni, no? Lo stesso si può dire adesso. Visto che abbiamo, infatti lo dico io, dai, la prendo io. Dillo a te. Visto che abbiamo parlato di difesa, abbiamo parlato dell'attacco, manca uno di reparto che pare stia andando bene. Adesso il bar. No. No, il coaching staff, tutto special team stanno andando molto bene. Stanno andando molto bene perché stiamo facendo un lavoro quasi certosino su tutti i ruoli. C'è un investimento probabilmente. Sì, si sta investendo molto e i ragazzi stanno rispondendo in maniera egregia. E adesso c'è una gara interna.
Cioè, io abbiamo avuto qua alcuni ospiti e tutti mi hanno detto voglio fare parte dello special team. Sì. Poi immagino che prima, un po' di tempo fa, o da altre società sia, no no, io special team, se riesco non lo fa. Poi al contrario, voglio entrare nello special team. Ma perché ci si diverte, come si dice. Sarà bravo l'allenatore. Ma no, perché l'ambiente è bello, l'ambiente Rhinos è bello. Però è bella questa cosa, cioè. Sì, è una cosa che dà soddisfazione. È una cosa che dà molta soddisfazione. A livello personale mi dà molta soddisfazione. Vuol dire che c'è un lavoro crescere, dietro che sta funzionando. Sì, veder crescere poi dei giocatori è, credo che sia il premio migliore per ogni allenatore. Cioè, aprire le statistiche, vedere che i kicker Rhinos sono primi nelle loro specialità, è una bella cosa. È veramente una bella cosa. Abbiamo visto nelle ultime gare che Catalani ha fatto fatica forse all'inizio, ricordo un paio di ore all'inizio. Ma Catalani era reduce da un infortunio alla gamba, se ti ricordi. Che, sul kicker. Che vuol dire tutto. Però si sta rifacendo. Cioè, sabato simpaticamente ne ha messi dentro 6. Cioè, in scioltezza, veramente in scioltezza. Vuol dire che funzionano i meccanismi, vuol dire che i ragazzi della linea del field goal o del PAT sanno quello che devono fare, c'è un'ottima connessione fra long snapper e holder. Ma l'holder chi era questa volta? Stefano Catalani, zio Chiappini. Catalani l'ultima volta lamentava un po' di scusa, cambi di holder. Devo salutare lo zio Chiappini. Ciao zio. Catalani ai tempi, ricordo la puntata, lamentava un po' di cambi di holder. No, parliamo di long snapper. No, anche l'holder però l'holder... No, scusami, allora no, long snapper è lo Stefano zio Chiappini. L'holder è Pietro Bomber Elmi, il nostro secondo QB. Saluto anche lui. Salutiamo anche... Ciao Pietro. Perché è cambiato l'holder però? Ricordiamo. Perché è cambiato l'holder? Abbiamo l'infermeria. Perché il nostro holder Nicolò Fonti, che salutiamo tutti... ha avuto un incidente di percorso. Quindi cambiato l'holder? No, snapper. Ma volevi iniziare il momento della polemica? No. oggi mi pare polemica. No, in realtà, Fonti, novità? Tempi Fonti, di recupero? Tempi di recupero sono, secondo me, un pochettino più lunghi di quello che pensavo. L'abbiamo in forma per la prossima stagione? Assolutamente sì, assolutamente. Noi tutti speriamo di vederlo in campo, se Dio vorrà, come si dice. Nelle fasi finali del campionato. Ah, quest'anno quindi ce l'abbiamo. Speriamo, tutti lo sperano. Anche per lui comunque. Insomma, è un ottimo elemento. È un ottimo elemento. No, anche perché poi comunque è un'esperienza fare le fasi finali. Però adesso, ritornando al discorso dell'holder. Lo special. Sì, degli special team. Abbiamo trovato, anzi ritrovato, diciamo, un ottimo holder che è Pietro Elmi. Che poi è il nostro secondo QB, quindi le mani buone le deve avere. E questo ha portato a far sì che ci sia una maggiore serenità in fase di calcio. L'altra accoppiata, l'altro asse che sta andando molto bene è l'asse Faoro Storti nel punt. Abbiamo detto 12 e 13, anzi 13 e 12, che lavorano in simbiosi e si vede durante la partita. Durante la partita si vede, cioè hanno la possibilità di esprimersi al meglio. E vabbè, Giuseppe Della Vecchia è... Cosa vogliamo dire di Giuseppe Della Vecchia? Gran kicker. Tanto gran kicker, ma diciamo che si impegna anche un attimino in difesa. Ma sì, giusto quel tanto che giusto basta. Quell'intercetto lì ogni tanto. No. Giuseppe è un gran giocatore, veramente un gran giocatore. E anche i piedi buoni. E anche i piedi buoni, sì. Portiere. Portiere da Catalani. Infatti, però... Portiere da Catalani. No, Giuseppe Della Vecchia è più... centravanti così, un po' eclettico, un po'... Alla Popo Vieri, quelli un po' originali. No, è molto così, molto simpatico. E il clima sembra buono, la squadra sembra tenere. Sì, diciamo. Ma anche la concentrazione sembra esserci. Allora, però, la concentrazione... Veramente avere un allenatore di un certo tipo aiuta a avere una certa concentrazione. Non fa sì che nessuno perda la concentrazione.
fa sì che nessuno perda. Poi probabilmente anche la sfida interna di sapere che dietro di me, o comunque, anzi non dietro, di fianco a me, c'è mio pari ruolo, che è forte come me. Sì, la cosa ottima è che quest'anno i titolari, tra virgolette, perché c'è un numero massimo di persone che entrano in campo, esatto, non peraltro, devono comunque conquistarsi il posto ad ogni partita, cioè non in alcuni casi possiamo dire che se lo conquistano gli ultimi tre ore prima della partita, cioè quando Coach Holt prepara fa gli ultimi dettagli della partita e interroga i giocatori, quindi devi essere preparato anche in quello. Però poi in campo si vede. Sì, in campo si vede. Fino adesso si è visto, diciamo. Abbiamo avuto delle sbavature, ma insomma, niente di che, niente di che. Bene, passiamo ai risultati non solo Rhinos, no, ma sì, di tutte le squadre nel weekend. Yes. Tanto, adesso che ce li abbiamo, questo 42 è bello impegnativo come sempre. Mettiamo lì. Sì. Utah perde in casa con i Seamen. Utah perde in casa con i Seamen 7-27. Però, e fra tutti i risultati, diciamo che è uno dei risultati che mi ha sorpreso di più. Sì? Sì. Guelfi. Perché mi sarei aspettato da Seamen, e lo dico senza ironia, qualche cosa di più. Io non ho visto la partita, mi riprometto di vederla. Non lo so, è sospetto questo 27-7. Utah comunque, ripeto, una bella squadra, ma... sta facendo fatica, dopo vediamo la classifica, sta facendo fatica. Cioè, non è sicuramente all'altezza di Seamen. Il risultato che ha sorpreso di più me, ma... il coach un po' meno e l'ha sempre detto, è Bolzano 3-0, Panthers Parma 13, anche se io mi sarei giocato un 7-0, non mi sarei giocato un 13. Calcio sbagliato. E qua ragazzi ci stiamo giocando il top del stiamo tabellone. Giocando il secondo posto, tra l'altro vuol dire saltare posto. La wild card, cioè, ma 0 Bolzano però, eh? Sì, 0 Bolzano. Beh, allora, A Bolzano. Non nascondo il fatto che i Panthers Parma abbiano una difesa devastante. È veramente forte la difesa dei Panthers. Probabilmente i Giants potevano puntare qualcosina di più, ma vabbè. Ma forse, se non ricordo male il risultato... Panthers Parma forse dove avete faticato di più? Ho l'impressione. Offensivamente dove abbiamo faticato di più, sì. Per noi è stata, credo, una delle peggiori partite in attacco in assoluto. È la dimostrazione che Parma... Infatti quella partita lì c'è stata la nostra difesa che è stata veramente sopra le righe. E fortunatamente non abbiamo sbagliato niente con gli special team. Cioè, diciamolo. No, perché se no non si spiega. La difesa di Parma è veramente qualcosa di... Comunque Bolzano, adesso al momento è quarta, zero, eh. Comunque hai tenuto la squadra quarta in classifica a zero. A zero, sì. Quindi sì, ti sei assicurato il secondo posto per il momento, eh. Bergamo 38-7 con i Lions, Dolphins. Lions 38-7 con i Dolphins. Prossima giornata, Rhinos Lions. Dopo vediamo la scheda della prossima giornata. Grizzly che rimangono a 0 con 32-6. Però non vorrei dire, ma è errata la grafica. Può essere. Perché? Può essere. Perché i Grizzlies hanno giocato contro i Marines Lazio. Derby, è vero. Era derby a Roma. È vero. Era derby a Roma. Quindi... Vinto dai Marines Lazio. Esatto. Quindi Grizzly ancora a 0. Invece abbiamo anche la classifica che toccherà sempre... Partiamo dal fondo, la classifica. Partiamo. Perché se partiamo da davanti, cioè... sempre gli stessi non si spostano. Solo una battuta sul fondo. Sì. Sempre Roma. Cioè, dopo ce l'abbiamo. Sempre Roma in fondo, questo 0 di Roma. Questo 0 di Roma. L'1 non arriva. Difficile che possa arrivare, onestamente difficile, perché adesso non ho presente quale sarà la prossima partita dei Grizzlies, degli amici Grizzlies.
però difficilmente potranno togliersi. Cosa gli manca? Così. Uno spunto. Una così. Profondità di roster sicuramente, maggiore profondità di roster. Sono molto giovani, hanno delle gran belle individualità, sicuramente sì, sono veramente dei giocatori molto forti. La prossima è dei Grizzly in casa di Ancona. In casa di Ancona? No, vabbè, vedo comunque Ancona favorito. E l'ultima niente, sì. Con i Jaguari. No, Jaguari credo che non avranno, non faticheranno. No, per Grizzly. Squadra molto giovane, dicevi? Sì, dicevo, squadra molto giovane, un roster ridotto per infortuni, per una serie di vicissitudini interni alla squadra che non sta a me raccontare. No, sicuramente. Ma io sono convinto che il football romano sia un ottimo football, sia veramente un ottimo football. Il problema alla fine è che mi si lasci tirare le orecchie agli amici romani, sì, di Roma, da un romano quasi, da un romano, che è quello di dire dovrebbero collaborare molto di più. Se collaborassero di più fra squadre, potrebbero mettere insieme una gran squadra di prima divisione, una gran squadra in seconda divisione e una gran squadra in terza divisione, che è il modo migliore per poter crescere. Dovrebbero collaborare un attimino di più, perché il numero di squadre a Roma è impressionante, sono un sacco di squadre. Consideriamo... È vero che Roma è più grande di Milano, come numero di abitanti, parliamo di città urbana. Sì, però probabilmente c'è un... Però, sono troppe le squadre. Oddio, ben venga che ci sia un movimento così allargato. Sì, però magari provare a fare una collaborazione potrebbe aiutare. Sì, sì, dovrebbero sedersi un pochettino a tavolino e cercare di organizzare a tavolino le squadre migliori. Invece, andiamo sopra, c'è il fondo che è 0-8. 0-8, sì. Sopra? 8-0. 8-0. Ormai senza gufate o niente, però mancano due giornate. Ormai gli scontri diretti sono andati, nelle prime due siamo arrivati. Sì, oramai sì. Turno di wild card si salta, quindi si passa alle semifinali il 24-25 giugno. Esatto. Prima delle semifinali andremo a giocarci la finale di Coppa. È vero. Conon le Ben. Qua siamo 8-0, Panthers Parma 7-1 contro i Black Panthers. Panthers Parma 7-1, Simer Milano 6-2, Giants Bolzano 6-2, Bergamo 5-3 e Jaguari 4-4. Per adesso sono queste 6 le squadre. Prime due che saltano a wild card. Per adesso sono Simen, Giants, Lions e Jaguari che sono in wild card. Sì, anche in funzione degli scontri diretti, per cui anche ipotizzando un tracollo dei Jaguari, che non dovrebbe esserci perché... Sì, dopo una serie di problematiche interne, fra cui anche la perdita del loro running back di punta, Luco Trone. Giocare manca. Alla prossima c'hanno Parma, che probabilmente... Secondo me. E poi hanno l'ultima Roma, va bene. Contro? No, l'ultima sono con i Grizzly Torino. Bene. Però c'hanno la prossima... Quindi male che va è un 5-5. Sì. Quindi male che vai un 5-5 che sarebbe interessante vedere Marines contro chi. I Marines giocano la prossima in casa con Utah. Va bene. Giocabile. Sì. E l'ultima, Marines giocano in casa con Uranus Milano. No, allora no. No. Vorrei dire... No, vabbè. Sì, no, stando a... Adesso stiamo facendo i uno, debiti scongiuri. Anche volendo 1-1 per loro, 4-6. No, sì, non riuscirebbero... Anche perché nel caso ipotetico di un 5-5 come i Jaguari, conta lo scontro diretto. E Jaguari hanno vinto a Marins, a Roma. Quindi sono quelle 6. Sì, sono quelle 6. Ci manca l'ordine adesso, fondamentalmente. Ci manca l'ordine. Così, volendo giocare... Adesso è vero che a Parma manca di giocarsela contro... Allora, Parma, la prossima, gioca con i Jaguari in casa. Allora, Parma è, diciamo che è sicuramente... E l'ultima gioca con Bergamo. Dai, Parma è sicuramente seconda, sicuramente. O prima, dipende adesso, non voglio dire niente. Quindi wild card anche per loro, saltate. Saltate, sì.
quasi matematicamente. Adesso sì, diciamo che dovranno giocarsi la terza piazza. La terza piazza vuol dire giocare, prima di tutto vuol dire giocarsi la wild card in casa, che non è poco. E non è poco, perché è vero pure che, fermo restando questa classifica, quindi le sei che si presentano al rush finale, che è né più né meno che il girone nord dell'anno scorso, anche diciamo le trasferte eventuali, parliamo di sì, sì, sì. 100 chilometri. No, però è anche, forse è più una questione di pubblico. Sei in casa. È una questione di pubblico, no, ma sì, è una questione di pubblico, una questione di evitarti, sei a casa, sì, sei a casa. Evitarti anche se per 150 chilometri una trasfertina in più. Qualcuno se la fa. Sì. Quindi diciamo che oramai i giochi dovrebbero essere quasi fatti. Va bene. Però mai dire mai. No, no, infatti. Devo dire che questo campionato qui mi sta divertendo. Importante, direi. Mi sta divertendo. Perché mi sta divertendo? All'inizio c'erano, leggevo sui social, che leggo ma non frequento, diciamo, come condivido la puntata, però condivido quello sempre, ma diciamo che non sono uno che è abituato a scrivere sui social, però leggevo polemiche, girone unico, doppio girone, cioè. Adesso, se vogliamo, è vero che chiudiamo con una polemica, chiudiamo con una contropolemica. Allora, è vero che facendo un girone unico probabilmente le squadre, diciamo, del girone sud, sì, sì. Centro-sud. Centro-sud hanno faticato molto di più, no? È vero pure che poter giocare con realtà che sono assolutamente d'accordo, più solide, no? Dal punto di vista organizzativo, alle volte, ma non sempre, perché le realtà, diciamo, del girone centro-sud sono molte, sono estremamente organizzate, cioè hanno delle organizzazioni ottime. Ma il fatto di potersi confrontare con sistemi di gioco diversi, con squadre più abituate a giocarsi le finali, a giocare, cioè, ragazzi, stiamo parlando di adesso, vabbè, mi si lasci così questa gigioneria di dire Rhinos, no, in primis, sì, sì, così, così, no, vabbè, però no, però quelle sono comunque squadre che è una squadra, certo, che è abituata a anche emotivamente a giocare situazioni di semifinali e finali. E a giocare a un certo livello. Simen, che negli ultimi anni È un'altra cosa giocare con queste squadre. Aiuta a crescere, no? Assolutamente. Aiuta a crescere il movimento, non tanto la singola squadra. Assolutamente. È una questione... Panthers, cioè, Panthers sono stati per 7 anni una diciamo una sorta di leggenda. Bolzano, no? Bolzano, cioè, ragazzi, non ci dobbiamo nascondere, sono squadre che anche mentalmente sono abituate ad affrontare la fase playoff, no? Quindi preparano il campionato in funzione dei playoff, della semifinale e della finale. Cosa si può dire? Molte squadre del girone, diciamo, centro-sud non hanno questa mentalità. È un discorso di mentalità, sì, sì, cioè, quindi chiaro. Affrontano un diciamo, possono affrontare playoff, possono affrontare una semifinale o una finale sicuramente con una testa differente, cioè non c'è l'abitudine, no? E non c'è la giusta concentrazione. Quindi, però, giocare contro quelle che oggettivamente sono le squadre migliori attualmente in prima divisione ti dovrebbe dare uno stimolo in più, no? Cioè, noi, una cosa che abbiamo notato è che dovunque andiamo a giocare, o chiunque viene a giocare a casa Rhinos, se la gioca a morte. Non abbiamo mai visto squadre che sono scese in campo contro di noi dicendo, vabbè, però sono forti.
abbiamo sempre visto squadre che in cuor loro dicevano adesso lo scherzo lo facciamo noi, adesso possiamo dire cioè così sì. Bene, benissimo. Quindi, chiudiamo così. Siamo già lunghi, poi siamo al record, facciamo il record della trasmissione. No, come possiamo chiudere? Possiamo chiudere dando un'ultima notizia, cioè che sono molto contento perché il nostro, a parte la prima squadra che sta andando bene, settore giovanile, sta andando bene come? 8 vittorie di seguito quest'anno, 23 Ale. Tutto, più le due in Coppa Europea. Settore giovanile si è qualificato anche quest'anno per la fase finale, per le finali nazionali a Grosseto. 1, 2 e 3 giugno. Esatto, bravissimo. Preparatissimo sulla finale. Sei preparatissimo. Per esempio, ho detto il settore giovanile è importante, quindi io mi preparo. Bravo, no. Siamo under molto 17 e under 15. Mi no, assolutamente under, no. Under 13 e under 15. Giusto. Quest'anno i Rhinos hanno portato under 13 e under 15. Giusto. Non hanno portato under 17. Vero. Una scelta politica interna. Sono molto orgoglioso che i nostri cuccioletti si siano crescano. Sì, crescano bene, ma non sono più una, diciamo, una cosa strana, sono ormai una realtà consolidata. Iniziano a giocare a football, diciamo. Poi iniziano, diciamo che negli ultimi anni i Rhinos hanno portato a casa i titoli italiani, cioè come piccoli. L'anno scorso la 13 ha vinto, l'anno prima ha vinto l'anno scorso la 15, la 13. No, dovremmo fare una puntata. Ma ve lo do in anteprima, vi porterò una delle mamme del football. Che oh, meno male. Va bene. Grazie mille, coach. Ma grazie a te, Ario, sempre un piacere. Ci vediamo alla prossima puntata. Ma sempre. Prima delle finali, così ne parliamo un attimo. Ma un sì, po'. Dai. Va se bene. Ci arriviamo. Non si sa mai. Hai visto? Chiudiamo, anche la scaramanzia chiudiamo fa... senza microfono. Chiudiamo. Va bene? Per la puntata di oggi tutto e alla prossima puntata di Ultima Yard. Ciao. Ciao.